in occasione proprio di Libri Innovando c'è un'iniziativa di Apogeo, gruppo Feltrinelli sempre, e se possiamo inquadrare il sito possiamo vedere questa offerta. Il cofanetto Point Break, che è praticamente una raccolta di 8 libri diversi che parlano dell'editoria digitale, della transazione dal cartaceo al digitale, solo per questa settimana o comunque per questi giorni di Libri Innovando viene diciamo dato in sconto. Il prezzo è dimezzato e abbattuto da 19,90 a 9,99. Qual è la cosa più interessante di tutto questo? È che uno dei libri comunque inclusi in questa edizione è stato scritto dalla nostra ospite Letizia Secchi. Infatti, se possiamo inquadrare dall'alto, c'è questo libro, eccolo qua, Oltre la carta, è uno degli 8 libri che sono inclusi in questo cofanetto. Di che cosa si parla, Letizia, nel libro e comunque nei libri del cofanetto in generale? Beh, l'idea della collana è quella di offrire a chi si occupa di editoria, e Libri Innovando ci insegna che occuparsi di editoria non sono per forza soltanto professionisti, anche se la collana poi è pensata per chi lavora nell'editoria, è pensata per dare uno spaccato su diversi temi che riguardano il cambiamento nell'editoria digitale, quindi dai social network al giornalismo, all'informazione in rete, al libro vero e proprio, al modo in cui evolve e a certi ruoli professionali anche. La raccolta offerta a un prezzo minore per la durata della manifestazione è senz'altro un invito a completare le informazioni che Libri Innovando costruisce per addetti a lavori, ma non solo, come vediamo. Ricordiamo che però l'offerta è solo fino al 29, quindi affrettatevi. Sì, nel senso, sì. Come è possibile comprare il cofanetto? È possibile acquistarlo da tutte le librerie online e anche dal sito Apogeo, dal sito Apogeo attraverso la libreria Feltrinelli o comunque in tutte le librerie. Book Republic anche, diciamo. Esatto. Visto che è del vostro gruppo. Ricordiamo magari qualche altro titolo del cofanetto. C'è Io editore, tu rete di Maestrello, Oltre la carta l'abbiamo detto perché l'hai scritto tu, e Il mestiere dell'editor di Fabio Brivio, che abbiamo avuto qua come ospite, infatti lui è l'editor di Apogeo, e tra gli altri anche editore nei social media, come dicevi tu, si parlerà probabilmente di Facebook, di Twitter e via dicendo, che è stato scritto dalla Federica Dardi, che avremo ospite tra l'altro tra qualche settimana, e anche il libraio digitale di Rivoli. Bene, bella iniziativa, interessanti comunque questi titoli.